Salve a tutti ragazzi, qui Tokyo parla e bentornati in un altro video di Dragon Ball Shinbudokai 2. Sto per fare una narrazione post video, cosa che non succede da anni per il semplice fatto che non ho registrato la mia voce. Cosa dobbiamo fare questa volta? Così almeno riesco anche a spiegare meglio che cosa ho combinato in questo video, che sarà confusionario, vi avviso. Dobbiamo completare il secondo capitolo. E per fare questo dobbiamo tecnicamente andare a fare la seconda missione, ovvero quella di salvare la città dove è situata la macchina del tempo. Così facendo torniamo indietro e selezioniamo la zona giusta dove c'è l'obiettivo di salvare quindi la capitale Ovest. Per poter completare al meglio questo, tra virgolette, capitolo, dobbiamo, a parte ovviamente di nuovo sconfiggere Freezer, Cell e Darbula, fallire la missione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi, anche se rispettiamo le missioni, ma facciamo sì che la capitale dell'Ovest venga distrutta, è ancora meglio, perché possiamo andare alle missioni, tra virgolette, tra tantissime virgolette, secondarie, ovvero le storie alternative. Io le chiamo missioni secondarie, ma in realtà dovrei chiamarle tipo storie alternative. Ed è molto bello che questo gioco le abbia, e sono felice che le abbia, perché io adoro le storie alternative per quanto riguarda Dragon Ball. Quindi, la mia missione era quella di tenere la capitale dell'Ovest con la salute sopra il 30%, cosa che non ho fatto perché ho fatto distruggere la capitale. Anche se verrà distrutta, comunque, se vi interessa, se voi starete sopra la città, può comunque ancora essere riparata. Quindi, se voi cercate di tenere una città sopra una certa salute e vi andate ad occupare di altri personaggi, prima di andare da questi personaggi potete tranquillamente rimanere sopra la città per farla arrivare al punto di salute che vi serve. Non sono sicuro che vi faccia comunque completare la missione, comunque era un'idea. Quello che volevo dirvi. Dunque, abbiamo vinto contro Cell e contro Freezer. Quello che ci rimane da fare è andare a sconfiggere Darbula, perché comunque è un personaggio molesto, molto molesto. Questo capitolo è già molto difficile per quanto riguarda le missioni, le storie alternative, perché non devo chiamarle missioni secondarie, ma storie alternative. Quella missione era l'obiettivo era quello di dover sconfiggere Darbula in 30 secondi, cosa che non puoi, perché il tempo che raggiungi Darbula e il tempo che lo sconfiggi devi essere veloce. Ce l'ho fatta con Cell, non ce l'ho fatta con lui, giusto per avere un po' di ironia. Solo che 10 secondi già a raggiungerlo le erano abbastanza tanti. Quindi, che cosa ho fatto? L'ho fronteggiato. Ho fatto sì comunque che in qualche modo si potesse avere le città salve, ma la macchina del tempo no. E quello lo vediamo dopo, perché adesso altrimenti sarebbe troppo facile. Qua ci speravo con tutto il cuore di riuscirci, ma ormai ero arrivato a 4 secondi, lui ha continuato ad attaccarmi e ciao ciao, chi si è visto, si è visto, e arrivederci, alla prossima. Dunque, così facendo mi sono però guadagnato lo stesso le 1000 monete avendo sconfitto in tempo Cell. Eccoci qui, adesso sblocchiamo un altro pezzo di storia e poi possiamo continuare. Farò fino a un certo punto, vabbè, quello ve lo spiego dopo quello che volevo dirvi, ma no, ve lo dico ora. Quando arriverò alla fine, che fallirò praticamente tutto per poter arrivare al finale peggiore tra tutti, mi rimarrà un pezzo da rifare e poi un finale alternativo, perché i finali alternativi sono due. Uno l'ho sbloccato, l'altro no. Per l'altro la narrazione la sentirete diversa rispetto ad ora, perché ora che mi sono accorto che non avevo attivato il microfono, lo farò. È inutile rifare un'altra narrazione. Per quanto abbiamo capito della storia finora, questo non era il vero Darbula, bensì era un replicante creato da Babidi per poter distrarre Trunks e andare a attaccare la città. Infamello, infamello, non si fanno queste cose. Quindi, abbiamo comunque dei Senzu, fortunatamente ci vengono dati, così almeno non abbiamo dei grossi problemi a poter andare avanti. E poi possiamo andare a fallire la missione. Esattamente. Li ho presi mentre ero nascosto. Ehi, Trunks, non ti rimane molto tempo, vero? Hai ragione, la capitale occidentale. Mia madre è in pericolo. Trunks, sbrighiamoci. Se non arriviamo in tempo, saremo spacciati. Ok, scusa. Cioè, non volevo. Wow,
Wow, di nuovo sulla Terra siamo. Quindi, questo è quello che dobbiamo fare, salvare la macchina del tempo alla capitale Ovest. Cioè, sì, quello che dovremmo fare per poter andare al capitolo successivo. Quel che non dobbiamo fare per andare agli altri due capitoli. Molto semplice, molto scarno, non c'è molto da capire, quindi quello che ho fatto io è stato molto semplice. Ho fallito. Quindi, capiremo subito che cosa c'è da fare perché dovremo andare all'interno del mondo, girare all'interno del mondo e vedere quanta salute deve tenere la capitale. Qua ho fatto i potenziamenti, ho saltato perché è inutile che voi vediate che cosa metto, poi posso ovviamente farvelo vedere, però è noioso perché sto tipo 2-3 minuti a cercare di capire cosa mettere e dove. Eccoci qua, siamo di nuovo con la città G, città G, V-Ovest e città F. Quindi, qua mi viene spiegato che cosa fanno i Senzu, anche se ce l'aveva già detto. Sconfiggi Darbola con la capitale Ovest con salute oltre il 30%. Se non volete fallire la missione, andate subito là, perché Darbula ha delle scariche probabilmente da Dio, perché ogni colpo annienta tutto. Quindi, la missione è stata fallita, avete subito visto, anche perché per raggiungerlo ci vuole un po'. Ma se rimanete sopra la città, si ristabilisce, quindi non preoccupatevi. Potete magari andare subito da Darbula, io l'ho fatto. E poi volevo starci sopra, ma ho pensato, no, dobbiamo arrivare subito alle storie alternative, così ce le togliamo dalle scatole, tanto tempo di rifare questo e ottenere altri potenziamenti e dare altri potenziamenti a Trunks è abbastanza facile, no? Quindi, colpiamo Darbola. Ho imparato un pochettino come si fa una delle mosse speciali, sono riuscito finalmente a entrare un po' nell'ottica dei comandi, lì ho fatto un pochettino di swing una volta finita la lotta, così era interessante da vedere, e niente, così finisce la lotta. Molto semplice, molto facile. Abbiamo la scelta tra 9 potenziamenti e ovviamente ne prendo sempre quello normale, tanto per cambiare. Incredibile. Quindi, rimanendoci sopra potevamo ricaricarci, ma ho deciso di essere più stupido e andare quindi a farmi i fatti miei in giro. Quindi, siamo arrivati a questo punto dove sconfiggiamo un'altra volta Darbola per far sì di metterlo definitivamente KO e farlo arrivare fuori dalla zona per completare gli obiettivi, che finché ha Senzu non potremo farlo andare via. Quella è la cosa normale da capire. Più Senzu ha, più ci metteremo a farlo uscire dalle zone. Boh, solo questo è da dire. Un altro potenziamento più 2. Ecco però l'altro pezzo di storia. Hai perso, ma noi abbiamo fallito. Perché non abbiamo soddisfatto le condizioni. Quindi vediamo che succede ora. Trunks trattenne Darbola, ma la macchina del tempo fu distrutta nella lotta. Svanita l'ultima speranza, Trunks cadde nella disperazione. Trunks lamentò l'assenza di Gohan. Kibit suggerì di chiamarlo. Un umano morto può essere riportato indietro per un giorno. Per richiamare Gohan si recarono nell'aldilà. Presto, cerchiamo la sua energia. Vediamo laggiù. Quando Trunks trovò Gohan, era con Goku, morto molti anni prima. Gohan, mi sei mancato. Trunks, Trunks sei tu, sei cresciuto. Trunks, eri solo un bambino. Sì, dopo la morte di mio padre ho continuato ad allenarmi. Wow, ora puoi diventare Super Saiyan? Sì, me l'ha insegnato Gohan. Ma abbiamo un grosso problema. Viene spiegato ovviamente il problema e non avremo Goku e Gohan, cosa che sarebbe stata più intelligente, più utile e magari un po' più facile. Avremo Gohan del futuro e Paikwan. Sto facendo dei risultati pessimi per poter fare le missioni corrette. Dunque, qui è molto facile la missione, non c'è nulla di difficile da capire, avremo un sacco di personaggi difficili da fronteggiare, non dovremo far battere nemmeno una volta i nostri personaggi, dovremo sfidare e battere Darbola nel tempo prestabilito e per far arrivare fuori Darbola dovremo appunto sfidare tutti i suoi scagnozzi. Ma non è finita qui, tutte le volte che se ne sconfigge uno arriveranno degli altri. Questa è la cosa divertente, no? Proprio per essere avvantaggiati. Se ci facciamo battere, se facciamo scadere il tempo e se gli alleati ci tecnicamente abbandoneranno perché sconfitti, perderemo e avremo il avremo il finale peggiore che si potrebbe avere in questo capitolo, proprio la distruzione, il fallimento totale. Ed è questo quello che mi piace di più a me. Infatti sono un sadico bastardo, posso ammettervelo. Sono un po' infame, a me piace quando i personaggi buoni perdono, voglio proprio vederli perdere. Ecco qua.
condizioni non soddisfatte. Vediamo subito il finale, mentre poi proveremo a ottenere quello normale. Clicca su fine, idiota. Grazie. Durante la battaglia, il giorno di Gon e Paikwan sulla terra finì. Quando se ne andarono, Trunks dovette combattere da solo. Non era all'altezza del nemico e venne annientato. Comunque noi scopriremo di più per quanto riguarda l'ultimo finale alternativo di questo capitolo nella prossima parte, perché sì, sono scarsone e non riesco a fare quel punto lì. Nel prossimo lo facciamo e continuiamo col capitolo 3. Un bel mi piace e un saluto alla prossima. Ciao!